2004, troviamo proprio che c'è un problema drammatico oggi. I ricercatori ufficiali si sono accorti di questo fatto che la Sfinge è più erosa alla base, ma dicono è una questione di umidità. Cioè, oggi quella è una zona secchissima, il fiume è a grande distanza, ma ancora oggi ci sono delle infiltrazioni di acqua sotto le piramidi e loro dicono che queste, salendo in superficie, potrebbero corrodere la pietra. E addirittura c'è il professor Giuseppe Fanfon dell'Università della Sapienza di Roma che dice che per garantire la continuazione dell'esistenza della Sfinge bisognerebbe segarla e mettere uno strato impermeabile di plastica di modo che questa umidità smettesse di salire da sotto, così come si sa che dentro la piramide di Cheope è un disastro perché tra l'acqua che filtra dalla profondità e quella che viene portata dai turisti che respirano continuamente emettendo vapore e acqua, insomma, se tu entri nella piramide di Cheope esci completamente bagnato. Hanno dovuto mettere degli aspiratori perché quest'acqua creava un sacco di problemi. Ecco. Allora che viene fuori un'idea folle, le piramidi come una specie di collina di pietra dalla quale sgorga acqua. Cosa c'è di più assurdo di questo? Devo ammetterlo, è pazzesco. Ma però, se noi andiamo nel deserto del Sahara, troviamo proprio che i beduini da migliaia di anni, dove vanno a rifornirsi di acqua? Vanno in cima a delle collinette che hanno proprio la forma di una piramide tronca e c'è uno strano fenomeno per cui queste collinette si arroventano, sono di calcare e fanno una specie di lavoro di pompa, risucchiano l'acqua dalle falde sotterranee ed è proprio quest'acqua che continuando a emergere, portando con sé sostanze, ha creato queste collinette che sono collinette proprio di deposito di calcare dell'acqua. È qualcosa di assurdo. Poi, se noi andiamo a vedere come è costruita una piramide, scopriamo che quasi tutte le piramidi hanno anche loro un corridoio discendente che va sotto il livello, della piramide, alla profondità di alcuni metri, a volte pochi, a volte tanto. E se andiamo a vedere come sono fatte queste stanze sotterranee, scopriamo che hanno gli stessi segni dell'erosione dell'acqua. Ed è ovvio che questo fosse così, perché appunto migliaia di anni fa, prima del 3000 a.C., lì era una zona piena di acqua sotterranea, proprio perché a fianco c'era stata la palude o c'era ancora la palude. E perciò c'erano queste vene che erano ancora ricche. Il livello del fiume Nilo non si era ancora abbassato, come via via è successo nei millenni. Perciò c'era una ricchezza di acqua a un livello molto più superficiale e perciò tutte le stanze alla base delle piramidi non potevano essere altro che cisterne, se pensiamo che siano state costruite prima del 3000 a.C., cioè in un'era ancora molto umida. Ma le prove di questo ragionamento non sono finite. Qualcuno potrà pensare che stiamo parlando di qualcosa di assurdo come misura, ma vuoi che questi andassero a costruire addirittura delle piramidi così immense per soltanto tirare fuori dell'acqua? E poi perché costruirle a punta? Fermi tutti, andiamo per grado. Innanzitutto io sostengo che le piramidi all'inizio non fossero costruite a punta, ma fossero tronche come nel resto del mondo e probabilmente all'inizio non erano così alte, così imponenti, erano appunto più piccole, sono state poi sviluppate nei secoli e vedremo perché. Ma fermiamoci alla prima obiezione più semplice. Come è possibile che una cultura primitiva sia stata in grado di costruire qualcosa di così gigantesco? Beh, innanzitutto abbiamo già detto che qualcosa di gigantesco, di molto gigantesco, l'avevano realizzato proprio con la bonifica della valle del Nilo, di questa immensa palude. Ci sono voluti migliaia di anni e ci sono voluti migliaia e migliaia di persone che hanno lavorato in modo straordinario. Ma sulle capacità di produrre lavori immensi, proprio in quella zona del mondo, da parte dei contadini, abbiamo prove inconfutabili. Ad esempio le foggare. Le foggare sono la costruzione più
assurda che si possa immaginare. Io ne ho scoperto l'esistenza grazie a Pietro Laureano, che è un grandissimo ricercatore, è la persona che ha fatto diventare Matera, patrimonio dell'umanità, e Laureano ci racconta di questi tunnel stranissimi che ci sono nel deserto del Sahara. E che sono stati costruiti non si sa quando, ma comunque parliamo di tempi antichissimi, preistorici. E vedete, da questi tunnel sgorga l'acqua e poi l'acqua viene divisa nelle oasi, ad esempio, tra le varie coltivazioni. Ma la cosa incredibile è che in molte foggare, se uno va all'inizio, non è che c'è una fonte. Cioè non è che questi hanno fatto un tunnel lungo chilometri per arrivare a una fonte. No. Non c'è una fonte all'inizio, ma alla fine arriva l'acqua. Com'è possibile questo? È possibile perché la foggara è qualcosa di assurdo. Vedete, questo qui è quello che si vede sopra una foggara, cioè ogni 8-15 metri ci sono dei vulcani e qui sotto c'è un tunnel verticale, un tunnel verticale, un tunnel verticale e qui passa sotto la foggara, il tunnel orizzontale. Che cosa succede? Che il vento, entrando in questi tunnel ed è caldissimo e andando in profondità e trovando una situazione fresca, anche perché scavando un tunnel sotterraneo, che cosa si ottiene? Si ottiene di intercettare tantissime microvene d'acqua, poche gocce che però creano una umidità e una temperatura molto diversa da quella in superficie sul deserto. E questo vento girando cosa fa? Entra nella foggara e scarica l'acqua. Per cui questo tunnel, che è lungo, ripeto, chilometri e che è un'opera che definire colossale è poco, visto che poi ha tutti questi cammini verticali, è un sistema di condensamento dell'acqua. Allora, se parliamo di una cultura che è stata in grado di costruire le foggare, beh, il fatto di investire tanto lavoro per costruire le mastabe come filtri dell'acqua, le cisterne, le piscine intorno alla Sfinge e poi addirittura iniziare a costruire delle piramidi tronche come filtri e come sistema anche di raccolta d'acqua dal sottosuolo, beh, è qualcosa che diventa più plausibile. Ma c'è un altro motivo per il quale è pensabile tutto questo lavoro in un periodo così primitivo. Abbiamo detto che questi contadini pescatori ricominciano a colonizzare le pianure dopo un grande periodo di inondazione e hanno il problema di bonificarle, ma hanno anche un altro problema, cioè di salvarsi dalle inondazioni periodiche. Ed ecco che si vanno a piazzare i loro villaggi sul costone sopraelevato che sta a fianco della palude, ma siccome hanno paura delle alluvioni straordinarie che probabilmente ogni tanto c'erano, cosa fanno? Costruiscono dei villaggi sopraelevati, cioè la mastaba diventa la base dove mettere la capanna e ogni capanna, ogni gruppo di capanne ha il suo pozzo. E per cui la base della piramide tronca, diventa uno strumento geniale per avere un grande spiazzo all'asciutto, uno spazio collettivo dove mettere tutte le riserve di cibo. E tra l'altro è importante da notare che la forma della piramide è perfetta se io voglio resistere in una situazione di inondazione, proprio perché la forma obliqua della costruzione ha una capacità di reggere all'erosione e alla spinta dell'acqua che una struttura che si opponesse verticalmente all'acqua non avrebbe in nessun modo. E questo dà anche un senso alla scelta architettonica della forma piramidale. E questo fatto di costruire un basamento di pietra sopraelevato che restasse sempre sicuramente all'asciutto al di là della potenza dell'inondazione, è qualcosa di estremamente interessante. Perché? Perché abbiamo uno spazio che sostanzialmente è una specie di granaio, no? La cosa fondamentale è tenere il grano raccolto all'asciutto, perciò è il deposito del cibo. E se noi andiamo a vedere in egiziano antico come si scriveva la parola granaio, scopriamo che si scriveva così, granaio.
cioè una piramide tronca con alla base un bacino, potremmo immaginare. Questa idea delle piramidi tronche